Dobbiamo, vedete che c'è quel portone là? E io voglio andare a vedere cosa caspita apre il portone, se si apre. Magari un boss, magari è nulla. Però vediamo cosa c'è. Cosa ci riserva questa zona? Una nuova zona. Forca del Santo. Già così quest'arma mi piace. Ma non c'è assolutamente nulla da fare. Giusto? Vediamo intanto l'arma in sé. La forca del santo non si può usare perché. Non si può usare perché. Ah. 12, 12 e 12 a... e 16 di. Sì. No, volevo capire. Ok. Bello. Quindi questo è un'arma assolutamente perfetta per il piromante. Quando aveste dei piromanti, quindi piromante che ha tutta una sua logica con le varie magie, e inizia ad acquisire anche delle armi specifiche particolari. Bella storia. Bella, 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 bella storia. Ora adesso noi andiamo a salticchiare di qua. La fanciulla. Abbiamo. Dobbiamo andare avanti così. Ok. Ma guarda, se mi uccidi, mi fai anche un favore. Ti dirò. Ma proviamo a vedere se dovessimo farlo fuori. Questo. Se può fa? Per esempio. Ma quanto danno, per esempio, gli sto facendo? Tanto per dire. Gli sto facendo danno? Oppure no? Non si sa. Ho fatto fuori. Non ci credo. L'ho fatto fuori. 4.000. 4.000 e frammento grande di titanite e degli escrementi de merda. Quindi voglio dire, non è proprio imbattibile. Dall'altra parte la vedo più dura. Anche abbastanza facile, devo dire, da farlo fuori. Basta stargli attaccato lì e finisce abbastanza velocemente. La cosa che invece non si può fare dall'altra parte è più difficile, perché dobbiamo prima eliminare tutte le altre schifezze. Vedete, innanzitutto questo lombricone qua. E via. Però ce l'ho. Ecco qua. Intanto anche questo.
Ok. Poi andiamo a vedere. No, si sta risvegliando. Si è risvegliato. Noi adesso però scappiamo via. Va bene. Sta risvegliando, no? Noi invece dobbiamo scappare. Ah, ecco, per fortuna loro tra l'altro sono attratti da noi, no, non perché siamo belli, ma perché ci vengono a colpire verso di qua. E in questo modo ce li togliamo tutti dalle scatole. Ce n'è ancora uno che è là, che dovremmo cercare di attirare. Vedete che ce ne sono. Sono ancora due. Che palle. Allora, noi facciamo così. Ok, se ci riusciamo. Cioè, mi tocca sprecare 1 milione di frecce. Cioè, mi tocca sprecare 1 milione di frecce con l'unico obiettivo di far giù. Il bestio qua che ce ne sono troppi. Noi dobbiamo avere solo ed esclusivamente lui come destinazione. Immagino poi che non torni, cioè non credo che poi siano una tipologia di nemico che così torna ogni tanto a trovarci per vedere come stiamo. Meno non credo. Sarebbe abbastanza singolare come cosa. Come buttar via delle frecce. Un altro ce n'è. Un altro, minchia che palle. Ciao, quando lo rompono sto day one. Ciao anche a te, il day one non lo rompono, a meno, vabbè, ci saranno sicuramente dei venditori che lo romperanno. Comunque, siamo al 12 di aprile, ormai manca davvero pochissimo e te lo puoi portare a casa senza dover attendere ulteriormente. Adesso l'abbiamo fatto un po' incazzare. Lui adesso torna giù e adesso andiamo a provare a farlo fuori. Abbiamo fatto fuori il fratello.
che però non aveva tutte quelle merdine intorno. Boh, ci proviamo. Allora, qua bisogna andare veloci. Vedete qua sotto. Lui ha sempre un piede, un piede a terra. Che è questo, tenetelo sempre come riferimento. Attenzione, rotolate, 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 ricaricate. Torno sempre alle caviglie. Ovviamente non riuscite a capire quanto vi manca per farlo fuori. No, adesso lo abbiamo appena visto. Mortus est anche lui. Frammento grande di titanite. Che se non sbaglio,